una manifestazione per chiedere lo stop al fuoco, per dare lo spazio alla diplomazia? Ma direi di più, perché da un lato c'è stato il fuoco per avviare i negoziati, perché c'è stato il fuoco deve essere, come dire, la premessa dell'avvio effettivo di un negoziato dentro il quale l'Europa abbia la capacità di avere una sua idea della pace in questo continente, che non sia immettibile in discussione ogni due per due. Due manifestazioni, una a Milano e una a Roma. Perché? Bisognerebbe chiedere a chi ha deciso, di fronte a una mobilitazione di tantissime associazioni, di andarsene da un'altra parte, forse perché in realtà non condivide la parola pace. È una strada percorribile quella che stiamo proponendo oggi? Deve alla essere, luce dei fatti. Perché l'unica alternativa è pensare che c'è la guerra infinita. Il Papa si sta battendo molto, come può aiutarci? Beh, io credo che già il fatto che, come dire, non manchi mai di dire che quella è una strada che si può fare sia un fatto straordinariamente importante, perché dice nei fatti ai governi che non stanno facendo ciò che devono e che non esercitano la loro funzione di costruttori di una via diplomatica oggi e della pace poi, e dall'altro lato le persone influenti, come tutte le persone davvero influenti in quanto rappresentanti di un grande mondo, può essere uno di quelli che determina che come poi si arriva e costruisce la pace.